Carissimi fratelli e sorelle, innanzitutto un caro saluto di pace e bene a tutti quanti voi, a voi che siete qui presenti, a coloro che ci seguono attraverso Padre Pio TV e si uniscono alla nostra preghiera. Un particolare saluto e benvenuto ai miei confratelli venuti dai vari conventi della provincia per vivere questo giorno che, come abbiamo sentito, segna la storia della nostra provincia e della nostra famiglia religiosa. In particolare vogliamo anche dare il benvenuto a Fra Giovanni La Procina, Fra Gerardo, Fra Pasquale, Fra Giampiero, che oggi ricordano l'anniversario della loro professione religiosa. Fra Giovanni quest'anno raggiunge 60 anni di vita religiosa, Fra Gerardo, Fra Pasquale, Fra Giampiero 25 anni. A loro si uniscono altri due confratelli, Fra Gianrico e Fra Luigi Boccanfuso. Vogliamo fermarci a riflettere su questo mistero che oggi ricordiamo, che è quello della stigmatizzazione di San Pio. Credo che possiamo tranquillamente affermare che la vita di ogni uomo, la vita di ogni cristiano, è segnata continuamente da diverse dimensioni, da diversi tipi di esperienza che rendono la vita appunto un cammino continuo in cui a tratti di percorso piano, tranquillo, sereno si alternano in diversa misura percorsi accidentati o in salita. È essenziale nella vita la capacità di saper affrontare ogni tipo di situazione sostenuti dalla fede e dalla speranza. Sicuramente è immancabile nel cammino della vita la dimensione della prova. In diversi modi, a diversi livelli, si collocano nel nostro quotidiano situazioni che ci mettono in crisi, che scuotono, che fanno sorgere interrogativi profondi, a cui a volte non è facile o forse non è possibile dare risposta. Questa esperienza, l'esperienza della prova, può avere diversi effetti e determina importanti cambiamenti nel modo di percepire la realtà che ci circonda e di impostare le prospettive future. In questi mesi abbiamo vissuto a livello mondiale e stiamo ancora vivendo un lungo periodo di prova, di disorientamento, di fatica. A livello personale poi viviamo continuamente situazioni di prova, di sforzo nel trovare il senso di alcuni eventi che accadono nella nostra vita, di orizzonti che sembrano tarpati da ostacoli insormontabili, e da questa esperienza siamo spesso spinti alla rinuncia di qualsiasi anelito verso mete più alte. Oggi però non vogliamo fermarci solo a pensare alle prove che siamo chiamati ad affrontare. La parola prova, infatti, ha anche un altro significato. La prova può essere qualcosa a cui si è sottoposti, che in alcune circostanze bisogna subire, ma la prova, se ci pensiamo, è anche ciò che a volte noi cerchiamo, è ciò che in diversi contesti è oggetto di indagine e di investigazione. Tante volte la prova è quel segno che cerchiamo come conferma di una realtà bella, ma che appare fragile, evanescente o di cui non siamo certi, perché messa in discussione da altre evidenze. L'amore, per esempio, ha spesso bisogno di prove. Nella storia d'amore, l'amato dichiara il suo amore rendendosi disponibile alla prova, anche la più estrema. Nel dubbio, quando l'amore sembra essere tradito, si cerca una prova, si ha bisogno di un segno, di una dimostrazione che quell'amore è ancora vivo. C'è una sorta di combattimento tra ciò che nel profondo ci rende certi, o comunque tra ciò che non si vuole, a cui non si vuole rinunciare, a quel bene che è forte nella nostra vita e che contrasta con alcune realtà che lo negano, che lo contraddicono. Può sembrare un gioco di parole, ma soprattutto nella prova
l'uomo ha più bisogno di prove, ha bisogno di punti fermi, di certezze che sostengano la lotta, l'impegno, il coraggio, la speranza. Nella prova si ha necessità di qualcosa che nel profondo ci faccia capire che non stiamo lottando invano, che quello che oggi si compie nella fatica dell'apparente non senso ha in sé la forza di rivelare il senso. Quell'impegno che il Signore ha lasciato alla sua Chiesa di saper leggere i segni dei tempi resta, alla luce di queste riflessioni, uno tra i compiti più importanti, ma anche più difficili. Siamo chiamati a saper leggere i segni, cioè a saper individuare le prove, a saper trovare nel fondo del cuore la certezza che sostiene la vita. Qualcuno ha detto che la vita non ha bisogno di trovare un senso, essa è già il senso. Questo è vero, la vita è già dono ed è portatrice di doni. Per noi cristiani essa poi assume una dimensione straordinaria e diventa un dono che nell'evento Cristo viene potenziato e sviluppato nella sua ricchezza e nella sua bellezza. Per tutti però, per i cristiani e per i non cristiani, questo dono è impegno, è cammino, è scelta, è prova. La celebrazione di oggi ci permette di guardare con particolare attenzione a una delle prove più difficili nell'esperienza terrena di Padre Pio, le stimmate. Il santo confratello, infatti, pensando che quanto accadutogli fosse una punizione divina per i suoi peccati, concludeva la lettera al suo direttore spirituale, Padre Benedetto, la lettera che abbiamo ascoltato poco fa, in cui aveva narrato quanto gli era accaduto il 20 settembre 1918, conclude questa lettera con una invocazione. Mio Dio, è giusto il castigo e retto il tuo giudizio, ma usami al fine misericordia. Signore, non mi riprendere con furore, non correggermi con ira. A poche settimane di distanza tornava a ribadire San Pio la sua convinzione allo stesso Padre Benedetto. Diceva: la mia mostruosità apparisce ributtante ai miei occhi stessi, come a quelli di Dio purezza e di ogni uomo. Io mi abborro e mi odio, specialmente dal non saperne il modo come uscire da questa mostruosità. Padre, sono indegno di proferire questo nome e dirigere a voi la mia povera parola. Sono ridotto al punto da sembrarmi che la tentazione di disperazione di me stesso si sia già incorporata e che io già disperi. Sono assediato da ogni punto, costretto da mille istanze a cercare affannosamente e disperatamente colui che crudelmente ferì e continua a impiagare senza mai farsi vedere. Toccò al suo direttore spirituale e poi al suo confessore, Padre Agostino, rassicurare il povero Padre Pio. Padre Benedetto gli garantì: la tua deformità è potenziale e non attuale, e se ti persuadi altrimenti è un inganno che devi rigettare. Già in precedenza Padre Benedetto aveva spiegato al suo discepolo: Piuccio carissimo, niente abbandono, niente giustizia vindice, niente indegnità da parte vostra meritoria di rigetto e di condanna. Tutto quello che avviene in voi è effetto di amore, è prova, è vocazione a corredimere e quindi è fonte di gloria. Posto ciò, come certo e indubitato, cadono le ansie e le trepidazioni che il nemico suscita per la sua malvagia volontà di tormentare e che il sommo bene permette sempre allo scopo suo accennato. Dopo Padre Benedetto, con la stessa convinzione, Padre Agostino scrisse a Padre Pio: le terribili prove cui il tuo spirito è assoggettato sono volute da Gesù, servono e serviranno alla sua gloria e alla tua maggiore santificazione. Te l'assicura l'autorità in nome di Dio. Di che dunque temere? Quando finiranno queste prove? Di questo non devi impensierirti. Anche se durassero fino alla morte,
tu non ti devi preoccupare. Ti basti sapere soltanto che il tuo spirito si trova e si troverà sempre bene. Gesù è e sarà sempre contento di te. Ecco tutto. In queste parole, in questi scritti, quanta umana fragilità, cari fratelli e sorelle, emerge da un uomo che oggi veneriamo come santo. Anche lui ha sperimentato paura, ansia, tentazione della disperazione, ma anche quanta acuta sensibilità dinanzi al peccato. Ecco, le stimmate di Padre Pio sono state per lui una prova, ma sono state una prova anche per gli altri. Sono state il sigillo di Dio per consentire a un suo ministro privilegiato di assolvere al grande compito a cui era stato chiamato, il compito di richiamare gli uomini della nostra epoca all'amore sconfinato del Creatore per le sue creature. Così ha interpretato la comparsa di quei segni, ma anche la loro scomparsa al termine della vita, il biografo padre Fernando D'Ariese. Così scrive: le stimmate visibili Dio le aveva date a Padre Pio quali richiami di attrazione e quali credenziali della missione grandissima che avrebbe dovuto compiere. Compiuta la missione, prima di togliere al mondo questo suo inviato per la salvezza di molti, Dio tolse i segni visibili che, nei suoi inscrutabili disegni di misericordia, avevano arrossato di sangue mani, piedi, petto del cappuccino pietrelcinese. A missione finita, Padre Pio non aveva più bisogno di mostrare al mondo la garanzia di Dio. Ecco allora, come quella prova che San Pio ha dovuto affrontare è un dono, un aiuto, una prova per tutti noi. È per noi una prova dell'amore di Dio, della misericordia del Padre, che non si stanca di continuare a donare la sua vita per noi. Quella sofferenza che ha creato confusione nella vita del nostro santo confratello vuole essere attualizzazione del dono di amore del Signore verso ogni uomo, quel dono che si ripete in modo eminente nel sacramento dell'Eucarestia. Quel dono del Signore trova nella vita dei santi modi e forme sempre nuovi per ripetersi e riproporsi. In questa giornata così particolare, così importante, che rappresenta un evento speciale per la nostra provincia religiosa, vogliamo benedire il Signore, oltre che per il dono di San Pio, quale immagine viva di Cristo crocifisso, vogliamo benedire il Signore anche per il dono di questi confratelli che celebrano l'anniversario giubilare della loro professione religiosa. Il 25esimo, ripeto, di Fra Pasquale, Fra Gerardo, Fra Giampiero, il 60esimo di Fra Giovanni. Non ci poteva essere momento più opportuno per vivere come famiglia cappuccina il ringraziamento per il vostro sì, cari fratelli. La professione religiosa e la stigmatizzazione sono in stretta connessione. Ambedue sono modalità di conformazione a Cristo. Ambedue sono prova da vivere e da affrontare, ma anche prova, esempio di vita donata per i fratelli. In questo solenne e significativo contesto, noi frati minori cappuccini vogliamo chiedere a tutti voi di pregare per noi, per la nostra provincia religiosa, per questi nostri fratelli in modo particolare. Pregate perché il Signore ci renda segno, ci renda prova del suo amore per ogni creatura, sull'esempio del serafico padre San Francesco, e ci dia la forza, ci renda capaci di affrontare le prove, le fatiche che il farsi dono agli altri può comportare. Pregate soprattutto per i nostri giovani frati, li vogliamo affidare a voi, tra qualche settimana riprenderanno anche il loro cammino di formazione accademica e fraterna. Pregate perché il Signore arricchisca la nostra famiglia di nuove e sante vocazioni. A voi, cari Fra Giovanni, Fra Pasquale, Fra Gerardo, Fra Giampiero, anche a Fra Gianrico e Fra Luigi,
i nostri auguri e il ringraziamento al Signore per il dono che siete per la nostra provincia. Insieme sono veramente tanti anni di servizio al Signore, tanti modi in cui il carisma cappuccino ha trovato modo di attuarsi. Ciascuno di loro avrebbe tanto da raccontare, in modo particolare fra Giovanni sicuramente, ma vogliamo, ecco, veramente guardare alla loro vita come un dono del Signore per tutti noi, per la Chiesa, per la nostra provincia, per ogni uomo. Davvero grazie a voi, il Signore benedica i vostri propositi, renda fecondo il vostro lavoro e sia Lui stesso la vostra ricompensa.